Horror 2, tra poco su Voi. Flor, non ti preoccupare. Massimo sta bene, eh? Sta recuperando. Per il vestito non temere. Chiamiamo una sarta che lo ramenderà in 448. Che può fare una sarta? Quel vestito non sarà mai pronto per domani. Ne compreremo un altro, Flor. L'importante è che desidero conoscere i tuoi figli. Me li fai vedere, dai. Non te li faccio vedere fin quando non mi spieghi perché questo andare, venire, scomparire e ricomparire di colpo. Io non capisco. Come non capisci? Era una sorpresa. Mi hai riempito di gioia. La vera sorpresa è constatare che sei diventato un uomo. Come sei cresciuto? Stai bene? Salute. Sì. Sì, sì, come un... E Malala? Malala dietro le sbarre, dietro le sbarre. Ma come mai Lorenzo è in casa? No, tranquillo, adesso è buono, sì, è buono. Sì, sì, sei diventato buono, buono, no? Il libro. I documenti, il bar è Delfina, il libro. Ma non è accettabile, lei è inefficiente. Gliel'avevo detto chiaramente che mi serviva per le prime ore del mattino, sì. Però... Non fare caso no, a lei. È incredibile. Tutti i dettagli. Devo occuparmi di tutti i dettagli. Non si preoccupi, Anna. Gliela darò io una mano. No. Sei molto gentile. Accetta un consiglio, Florencia. Dovresti indossare il vestito che ti ho regalato io. È un incanto. Pronto? Ah, sì. Una chiamata dal Cricoregan. Non siete partiti? Come mai? Ah, certo, mi dimentico sempre che lì è ancora mattina. Va bene, sì, venite con il charter. Il duca, la duchessa e i 25 figli, sì, tutti. Vi aspettiamo tutti con ansia. Sarà un matrimonio intimo. Flor, non vedo l'ora di non ti offendere, lo sai che sono testardo. Me li fai vedere i tuoi figli o no? Rimarrai a bocca aperta, vieni. Bene. Ho preparato una sorpresa per la ragazza che mi ha dato una seconda opportunità. La dedico alla ragazza che amo. È per te, Maya. Qué linda que estás, sos un caramelo. Non mentire, faccia, smettila. Maya. Come hai potuto mentirmi così? Coinvolgere i ragazzi è una stupidaggine. Volevi lasciarmi qui? Maya, era il nostro sogno. O perlomeno era il mio. Che parte della storia mi sono perso? Volevi andartene senza di me? Che ti prende, Maya? Perché ti sei innamorato di Olivia? Ma cosa stai dicendo? Sì, faccia, ti ha sentito dirlo e oltretutto lo vedo. Ti vedo come la guardi, ti vedo come la tratti. Ancora non l'hai dimenticata. Maya, Olivia è un'amica e la tratto... È uguale a Valentina, io... No, faccia. Io amo te, solo basta, te. Basta, faccia. Non voglio soffrire più. E tantomeno voglio che tu soffra, ok? Mi stai lasciando così? Lasciatemi, voglio soltanto parlare con Maya. Calmati un attimo. Non c'è niente tra me e faccia. Eh? Però, darling, potrebbe esserci ancora del fuoco sotto la cenere. Che dici, Valentina? Ti sei impazzita? Calmati un attimo, Olivia. C'è un equivoco. Si amano, discuteranno, parleranno, si baceranno e poi... Certo, non complicare più le cose. Rimani qua. Vi chiedo scusa, ma credo che sia giunto il momento di andare a vedere il risultato del test. Ah, sì, sì. Per favore, non esitare a dircelo. Beh, a dirmelo. Vuoi che ti accompagni, Sofia? No. Va bene. Buona fortuna. Dai. Okay, darling,
Ti prego, vai, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, prego. Va bene, aspetta un momento. Basta! Sofia, rispondimi, com'è andata? Sofia? Dai, amore mio. Eccola. Allora? Perché piange? Sofia, com'è andata? Allora? Coraggio, parla, aspetti un figlio! Smettila di urlare! Perché doveva capitare proprio a me? Proprio quando Fina mi ha chiesto di salvaguardare il libro con la mia vita. Il mio primo giorno di lavoro! Aprite, sono qui! Sono qui, aprite! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Aprite! Sono qui, aprite! Aprite! Signore? Sono che... Ha perso qualcosa? Sì, un documento importante e un manoscritto. Mi immagino. Sì? Documenti, sì. Su. Beh, sta tutto lì dentro, stanno dentro il quaderno, c'è la patente, il quaderno appunto, i documenti. Non ha detto che c'era solo un quaderno? Sì, i miei documenti sono lì dentro insieme ad altri documenti di mia proprietà. Non mi convince, mi segua centrale. No, per favore, glielo chiedo, per favore, mi ascolti, no? Per cortesia. No, aspetti un momento, mi lasci spiegare, per favore. Che mi deve spiegare? Mettilo qui, ecco, brava, sì. Permesso? Ehi, calmatevi, la stanza è piccola, ragazzi, un po' di contegno. Ci sono anche palloncini, sono regali che Franco ha portato ai gemelli. Ah. Che fortuna hanno i gemelli a ricevere già tutti questi regali. Sono appena nato. Che quelle facce? Chi ha detto che non ci sono i regali per voi, eh? Tieni, questo è per te. E per me? Grazie, e questo grazie. È per Thomas. Oh, e che gentile. Si dice? Molto bene, si ringrazia. Grazie, ragazzi, che bello, grazie. La vostra tata non mi ha insegnato le buone maniere? Mi presenteresti i consigli? Sì, certo. Lei è Margherita, la principessa della casa. Lui è Andrés. E lui è Federico. Ciao Federico. Ciao Margherita. Ehi là, Andrés. Io sono Franco. Io sono il vostro... zio. Zio. Fratello, cugino. Vostro zio, vostro zio. Flor, che hai intenzione di fare con il tuo vestito? Permesso? È arrivato giudice di minori. Il giudice? Cos'è successo? Non sapere, ma signor. Che cosa... Flor, hai notizie di Olivia? È al capannone. Comunque noi due dobbiamo parlare. Ora non posso. Te lo chiedo per favore. Siamo tutti in ansia. Dimmi com'è andato il test. Adesso basta, così mi create agitazione. Sì, però ce lo devi dire. Posso dire? Sì, no, è molto semplice. Sofia. Sì. Mi prego, basta. Va bene. Sì. Lo volete sapere? Sì. Presto sarai papà. Smettiamola con le pazzie, basta. Stiamo insieme, insieme perché non voglio più separarmi da te. Perché ti amo. Anch'io ti amo, amore mio. Sì, andiamo a casa? No, aspetta. Cosa? Perché non andiamo a casa mia, eh? Così stiamo da soli, nessuno verrà a disturbarci. Andiamo da me, così cancelleremo le prenotazioni e diremo a tutti che rimaniamo. Sei sicura? Sì, sono sicura, voglio rimanere, voglio studiare arte. E se ci andrà di viaggiare, lo faremo solo per il piacere di farlo. E ritorneremo. E non te ne pentirai? No. E sicura? Tu ti pentirai di amarmi? No, mai. Mai. Che carino. Dai, andiamo al capannone a dirlo ai ragazzi. Ti amo. Anch'io. Si può sapere perché la giustizia non fa altro che ostacolarci? Ma Florencia, se mi permette... No, non glielo permetto, l'abbiamo passata di tutti i colori. È la verità. Ma mentre io ho un periodo più tranquillo, c'è un problema, non voglio ascoltarla. Sono certo che questi documenti le interesseranno. Perché dovrebbero interessarmi? Perché sono i documenti dell'adozione definitiva dei minori Fritzenwalden. Che cosa? Vuole dirmi che sono i miei figli? A partire da oggi sono legalmente i suoi figli. Sul serio? È bellissimo! Ah, ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta! Dobbiamo avvisare Nico e Mauro! Anche Franco! Tutti quanti! Oh my God, finalmente! Siamo una vera famiglia così fantastica! Che gioia, ragazzi! Devo dirlo ai gemelli, è sicuro che sia un'adozione definitiva? In modo assoluto. Ho seguito le procedure personalmente, tenendo conto che domani si sposerà. Credetemi, mi riempio di gioia vedervi felici. E a lei, Florencia, auguro tutta la felicità del mondo. Oh, grazie.
Grazie, mamma. Io ti ringrazio, mamma, ovunque tu sia. Che tristezza, capo, che delusione. Mi hai rispedito qui proprio nel momento in cui... Margarita Valente, non fare storie. Eravamo d'accordo che dovevano risolvere i loro problemi da soli. Ah, chiaro! Come si nota che non sai cos'è una madre? Guarda, lo dico con tutto il rispetto, in realtà non hai capito nulla. Non conosci le buone maniere. E i sentimenti? Dimmi un po', che succede quando ti arrabbi e perdi il controllo? Capo, tu non sei giusto. Non esagerare, Margarita. Avevamo fatto un patto. Ma che patto? Che cosa mai avrò fatto? Sono scesa sulla terra per stare con mia figlia Flo. Sono rimasta per un po' e sono andata via. Ma questa è tutta un'altra storia. Ascolta, ti avviso, Io voglio andare, voglio stare con mia figlia nel giorno più importante e non accetterò un no come risposta. Accettalo fin da ora, perché la risposta è no. Ti prego, sii buono. Capo, siamo andati sempre d'accordo. Alle volte ti preparo anche da mangiare. Per favore, sii generoso, capo. Te lo chiedo con l'anima in mano. Mia figlia ha sofferto tanto. Margarita, tu mi conosci. Dovresti sapere che non cambio molto facilmente idea. Capo, ti prego, per favore. Voglio farle un regalo nuziale. Per favore, non arrabbiarti. Dai, let's go! Andiamo a prepararci per il wedding! Gli ho segnato io! Così! Bene, adesso vado dal parrucchiere. Piano, ora devi prendere la vita con più tranquillità. Non scordarti che c'è mio figlio lì dentro. Te lo chiedo per favore. Ah, oh, povera me! Ti prego, aspetta, ho un regalo per te. Devi indovinare cos'è. Vediamo dove l'ho messo. Eccolo qua. Finge, non sono tutti uguali! Oh, accidenti, cosa? Accidenti! Non cosa, posso andare così! Cosa mi sono rotto l'unghia, amico! Chiamo l'estetista! Puoi farlo tu? Rimani qua, aspetta, dai! No, non posso presentare il matrimonio in queste condizioni. Ragazzi, buone notizie. Noi ne abbiamo una sicuramente migliore. No, non partiamo più. Non partiremo più e rimarremo qui per sempre. Ascoltate, sapete, anche noi due non ce ne andremo. Non abbiamo bisogno di niente perché io e Bata siamo in attesa. No, lo è lei. Tra poco saremo in tre. Ma sei un papà. C'è un piccolo Bata in arrivo. Sì, papà. Diventeremo qui, amico mio. Andiamo a festeggiare. Che bello. Non è detto che somiglierà a suo padre. Ma come fai con queste belle notizie ad avere ancora quella faccia? È colpa del biondo che sta per fatti suoi e tu Valentina, sei qui ad aspettarlo. Perché non chiudi la bocca? È perché sono sincera, dai, andiamo a prepararci. Come stai? Oh, il trapianto di midollo era una truffa, era solamente una messa in scena, quindi lei ha abbindolato il tipo e l'ha costretto a sposarla. E poi ha cominciato con i furti, appropriazione indebita, tutto. E in più sequestro di persona, tentato omicidio, una vera porcheria. È una storia vera, è reale, voglio dire, il valore del libro è che questa persona che era il male in carne ed ossa, con uno sguardo ghiacciante da far raggelare anche la terra, si redime. Si purifica l'anima, si risana, si cura e il libro si intitola La confessione della iena. Iena? La iena? Ha detto la iena? Sì, la iena, con la I maiuscola, la iena. Certo, stava parlando della iena. Sì, la iena, non volevo chiamarla strega, la iena suona meglio, no? Sì, la conosco. Io sono il cugino di Celeste, la sua guardia carceraria. Come? Mamma. Sei ancora qui? No, non sento il tuo profumo. Hai visto che cosa è successo? Alla fine adottiamo i ragazzi. Adesso sono i miei figli. Miei figli a tutti gli effetti. È incredibile. Ancora mi ricordo quando andavo la mattina presto in bicicletta a consegnare verdure. Finché sono arrivata in questa casa. È arrivato il gruppo! Maya, possiamo iniziare ad aiutarli! Non adesso, dovete andare a dormire. Che bello! Ciao, come va? Potete accomodarvi, avanti! E tu chi sei? Io sono la fruttivendola. La mia vita cambia per sempre. Come in una bella favola.